Cari amici appassionati di fotografia analogica, in questo video volevo parlarvi della Konica Pop. Ebbene, si tratta di una fotocamera compatta. Come sapete, a me non piacciono le compatte, preferisco le macchine obiettivi intercambiabili, le telemetro, preferisco qualcosa che ti permetta un po' di insomma esprimere al massimo la creatività con settaggi manuali, tante personalizzazioni. Questa è una macchina compatta, semplicissima, punto. Ma come mai ve la faccio vedere? Beh, innanzitutto perché non è una macchina compatta qualunque, ma bensì questa è una macchina che è diventata da collezione. Ebbene, io non lo sapevo, questa macchina l'ho ritrovata in un lavoro che ho fatto, insomma in mezzo alla spazzatura, alle cose da buttare, vecchie, le cianfrusaglie, c'era anche questa. Però cavoli, ho visto che era tenuta molto bene, ho detto, boh, per non saperne leggere né scrivere, mettiamola da parte. E dopo anni che mi sono appassionato poi col tempo alla fotografia anche analogica, ho scoperto che questa è una bella macchina da tenere. Infatti la Konica ebbe questa bella idea, insomma, di fare questa macchina molto divertente, anche il nome Pop, insomma, lascia capire che è una macchina, insomma, per divertirsi, ma l'ha fatta in colorazioni diverse. Infatti questa macchina si trova rossa, come quella che ho io, ma la troviamo anche blu, la troviamo verde, nera, che magari è un po' più anonima visto che si confonde col retro. E in base al colore questa macchina vale di più. Questa rossa ho scoperto che è una di quelle che costa di più, si può trovare anche a più di 100 euro una macchina così semplice. Ma secondo me ha motivo di costare tanto, di essere da collezione, innanzitutto perché è costruita in metallo. Ebbene, tutte le macchine dell'epoca erano di plastica, anche quelle più professionali, tra virgolette, di compattone, se vogliamo chiamarle così, erano tutte in plastica. Ebbene, questa è in metallo. Infatti la verniciatura ha tenuto bene il tempo. Guardate, l'unica pecca che ho trovato io in questa fotocamera è qui un po' di ruggine, ma questo ci fa capire proprio che si tratta di metallo. Guarda, pochissimo lì nell'angolo, però la vernice davanti è perfetta. E poi insomma l'estetica a me piace veramente tanto, è veramente molto molto bella. Poi questa colorazione rosso-nera per me è perfetta. Perfetto, ma nonostante sia una macchina semplice, quindi bisogna carica e scatta, fine, è semplicissima, bisogna comunque avere un paio di accortezze per l'utilizzo. Andiamo a vedere più nel dettaglio come funziona. Allora, ingrandiamo un po', qui, eccoci qua, ed eccola più da vicino. Guardate che bel rosso sgargiante, magari abbasso un po' la luminosità visto che non è nera, ecco. Abbiamo veramente un bel colore, guardate che meraviglia, ed è molto molto pulita esteticamente. Allora, innanzitutto questa è una macchina degli anni 80, quindi più o meno dall'82, insomma è iniziata la produzione di questo modello, e costava poco e giustamente offre anche poco, perché più si va a complicare una macchina, più si aggiungono funzioni, più costa produrla, quindi più costa a noi consumatori. Questa era una macchina di fascia decisamente economica, però è arrivata ad oggi, quindi a più di 40 anni di distanza, è arrivata perfettamente funzionante. Innanzitutto bisogna montare qui sotto, qui abbiamo la levetta con cui si apre, bisogna montare due penne stilo AA, quindi le più comuni che si possono trovare. Le due pile alimentano la piccola cellula esposimetrica qui, che permette all'otturatore di selezionare il diaframma, che va da F4, come vedete qui davanti, fino a un F16 se non erro, e l'obiettivo è un 36 mm, appunto F4, è un Hexanon, e attenzione che questo qua è un obiettivo in vetro a 4 elementi, quindi abbiamo una bella lente davanti, insomma sappiamo che Konica le lenti le sa fare, abbiamo visto sulla Autoreflex T, che comunque Konica sa fare delle belle lenti. Quindi non abbiamo quelle lenti in plastica di M puntini puntini che troviamo su altre compatte. Qui abbiamo un obiettivo vero e proprio. Non ci sono ghiere né leve per mettere a fuoco, perché questa è una focale fissa, cioè una messa a fuoco fissa, e la distanza di messa a fuoco è di circa 2,80 m. Anche qui ci fa capire più o meno a chi è indirizzata questa fotocamera. Infatti, secondo me, questa è una macchina da prendere a una festa, con gli amici, alcol, cose, bam, si prende, si carica e si scatta. Fine. C'è poca luce, si accende il flash e si scatta.
Quindi secondo me questa fotocamera è indirizzata a quel tipo di pubblico, infatti la distanza è più o meno quella di messa a fuoco, circa un paio di metri. Abbiamo un piccolo selettore qua, vi faccio vedere più da vicino, che ci permette di selezionare la sensibilità che va da 100 a 400 con anche i 200 ISO. Quindi mettiamo la sensibilità della pellicola qua dentro e basta. Qui abbiamo la finestrella del mirino, guardate. Qui dietro c'è il mirino, abbiamo un piccolo LED, guardate che si illumina di rosso, che ci indica che le batterie sono cariche, e abbiamo questa lucina che ci permette di capire se il flash è pronto per scattare, perché come sapete i flash vanno caricati, cioè hanno bisogno di caricare un po' di energia e poi rilasciarla tutta in un colpo. Quindi un F4, tempi automatici, si apre da qua dietro, tiro giù la levetta, ecco. Come vedete, e si apre. Si inserisce la coda della pellicola qui dentro. Qui c'è l'alloggio per tutto il rocchetto. Come vedete, qui c'è l'otturatore. Guardate, vi faccio vedere. È così veloce che manco si vede in camera. Qui si abbassa in realtà quando si chiude. Si apre il coperchio, si chiude. Vedete, e questo si rialza. Inserita la pellicola, si fanno i soliti tre scatti. Finché si arriva, guardate, col contapose al numero 1. Il contapose avanza automaticamente. Ecco, vedete? E si azzera in automatico quando apriamo il dorso. Ora, con tanta luce non c'è nessun problema. L'esposimetro calcola l'esposizione, chiude il diaframma di lavoro. E si fanno le foto, ma se c'è poca luce, come faccio io a fare le foto al buio? Questa lente è comunque un F4, non è luminosissima. Ebbene, c'è il flash. Per attivare il flash basta fare così. E come vedete esce fuori. Fa anche quel tipico suono dei flash. Ora, per vedere se è carico, bisogna guardare qui. Ecco, come vedete si illumina questa finestra. Una volta illuminata la finestrella, scatta. Scusate, carico e scatto. Ecco qua. Mi faccio rivedere anche a voi. Ecco, fa un lampo fortissimo. Ha parecchia portata, mi sembra siano 5-6 metri, ma se il soggetto è troppo vicino rischiamo di bruciarlo, no? Cioè, con troppa luce. Ebbene, guardate qui. Teniamo premuto di qua. Vedete, premiamo la leva e qua ci fa vedere la distanza più breve. Quindi facendo così avremo un'emissione di flash un po' più debole. Bellissima, bellissima, bellissima. Si richiude. Poi quando mettiamo via il tappo, se lo mettiamo nella maniera corretta, quindi con la scritta conica dritta, cosa succede? Che questo triangolino qui va a sovrapporsi sulla nostra bella finestra di mira. Così noi quando guardiamo il mirino vediamo che c'è il tappo montato. C'è il buchetto per il laccio per non perderlo, ecco. Chissà a quanti è capitato di fare foto col tappo, quindi foto tutte nere, prima o poi capita a tutti, insomma, guarda, è una piccola cavolatina, però cavoli, ci fa capire come i tecnici giapponesi abbiano pensato anche a questo. Quindi, quando abbiamo il tappo montato, vediamo nel mirino qua sopra che è montato. Fantastico. Abbiamo anche la sua custodia originale. Guardate che carina, un piccolo astuccio in cui si va a inserire la fotocamera. Come si riavvolge la pellicola? Molto molto semplice, bisogna premere questo tasto qua sotto quando abbiamo finito gli scatti, lo premiamo fino in fondo, tac, tiriamo fuori la leva e si gira. Basta, c'è anche, scusate, c'è anche il verso con la R e si riavvolge. Poi per metterla via, ecco, c'è il suo bel posticino qua dentro. Poi quando ricaricheremo, come vedete, torna fuori il nostro pirulino. Faccio vedere le batterie già che ci sono. Qui la levetta si apre così e si tirano fuori le due batterie allo stilo. Eccole qui. Normalissime, doppia. Perfetto.
Quindi è una macchina abbastanza limitata, messa a fuoco fissa, quindi sicuramente non faremo foto di paesaggi perché saranno comunque più o meno tutte fuori fuoco. Vi ricordo che il piano di messa a fuoco è uno solo, anche se chiudiamo il diaframma, aumentiamo un po' la profondità di campo, ma in linea teorica il piano è uno e uno solo. Però secondo me, ad andare a una festa, divertirsi con gli amici, farsi un bel rullino con questa, deve essere assolutamente divertente. Perché ci si concentra sul momento, cioè neanche la composizione, neanche i tempi, i diaframmi, niente, si carica e si scatta. Questa macchina tanto scatta anche senza batteria. Il tempo dovrebbe essere di un centesimo di secondo. Quindi la cosa bella è proprio la spensieratezza di questa macchina e penso che Konica abbia fatto veramente un bel lavoro creando questa Konica Pop, che sia dai colori che dal nome che dal modo in cui si usa è il massimo secondo me per divertirsi. Quindi io secondo me questa macchina, anche se una compatta, ve la consiglio assolutamente di avere. Bene, attenzione a non pagarla troppo perché insomma i prezzi stanno un po' salendo. Io vi saluto, spero che questo piccolo giocattolino vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, statemi bene come sempre, a presto!